E torniamo qui in diretta a Radio Galileo per questa puntata di Metal Wave On Air. Dopo aver ascoltato un sacco di nuovi singoli, è il momento dell'intervista. Come annunciato, dovremmo avere al telefono Tommy Talamanca. Tommy, ci sei? Sì, ci sono, ciao. Allora, è un piacere averti ospite qui alle frequenze di Radio Galileo per Metal Wave On Air. Io qui, mentre facevo l'anticamera della trasmissione verso le 7, prima di iniziare, mi sono letto la tua bio e c'è una cosa che mi ha particolarmente e piacevolmente colpito, è la frase di introduzione alla tua bio, che la musica non è solamente suonare uno strumento musicale, ma è una parte di vita, no? Ah beh, certo, assolutamente, Allora, assolutamente. che cos'è la musica per Tommy Talamanca? Ah, è nata come per tanti, come una passione quando ero bambino e poi è diventata un lavoro. Diventando un lavoro ho avuto la fortuna di riuscire a trovare un compromesso tra la dimensione puramente affettiva, quindi questa istanza di, diciamo così, di esprimersi come persona, come essere umano, con la necessità poi pratica, anche magari un po' rosa, di vivere, quindi di guadagnare dei soldi facendo la cosa che ti piaceva. E questo secondo me è uno degli obiettivi dell'uomo, riuscire a realizzare il proprio ego, realizzarsi professionalmente, ma anche umanamente. Diciamo che nel mio caso la musica è stata il veicolo di questo scopo, diciamo, dello scopo della mia vita sostanzialmente. Io qui vedo infatti che ha iniziato a suonare giovanissimo, ha iniziato la chitarra classica a 10 anni. Cos'è che ti ha Sì. avvicinato allo strumento o alla musica in generale? Ma non lo so, io credo che la fortuna non sia tanto riuscire a fare qualcosa, ma avere il più presto possibile l'idea chiara di quello che è il proprio percorso di vita. Io ho avuto questa fortuna, effettivamente. Penso che sia così perché vedo persone che magari arrivano a una certa età, non sono soddisfatte del proprio lavoro, delle scelte di vita fatte e vivono sempre di compromessi, come vivo io, perché poi la vita è fatta di compromessi, ma io credo che essendo poi la vita una sola, bisogna nel limite del possibile perseguire un ideale, un percorso di vita che ci consenta quantomeno appunto di, come ti dicevo prima, di realizzarci come individui. Non da un punto di vista solamente puramente economico, perché quello, sai, è relativo. Oggi purtroppo si tende ad associare il successo al successo economico, ma successo economico, il ritorno, cioè economico, non è necessariamente il successo della persona in quanto tale. Ovviamente. Quindi, ripeto, se un ragazzino decide di diventare calciatore e investe tutta la sua giovinezza per fare al meglio delle proprie possibilità questo, è altrettanto, tra virgolette, fortunato, ma va premiata poi la sua dedizione e lo spirito del sacrificio. Io da ragazzino mi ricordo che stavo ore e ore sulla chitarra a studiare da solo, invece che magari essere in giro con i miei coetanei a farlo scemo, a divertirmi. Non perché fossi particolarmente bravo o intelligente, semplicemente perché era quello che sentivo di fare. Quindi anche lì probabilmente questa è una fortuna. Io credo che sia una fortuna avere ben precisa nella mente la propria strada, sin da una giovanissima età. Condivido il tuo pensiero. Poi io sto leggendo qui che sei passato alla chitarra elettrica verso i 15 anni per raggiungere poi ai 18 anni la death metal band Sadist. Allora io ti vorrei fare una domanda. Tommy Talamanca, pensi che sia il musicista a fare un gruppo o sia il gruppo a formare il musicista? Non lo so, io credo che un gruppo sia come una famiglia o come un gruppo di amici. Ci si influenza a vicenda, ognuno porta un bagaglio di esperienze, porta la sua personalità, ma l'affonda con gli altri. E questo è il bello di un gruppo. Io ho avuto, tra le altre fortune della mia vita, proprio questa di avere un gruppo, una band, e portare avanti questo progetto per tanti anni. A tutt'oggi i Sadist sono in attività. Ma con alti e bassi, come tutte le band, sia professionistiche come nel nostro caso, dove purtroppo non puoi fare solo il musicista death metal perché sarebbe utopia. Non ci riescono del resto musicisti death metal americani molto più famosi di noi. Sarebbe impensabile che ci riuscissimo noi come Sadist, però abbiamo trovato un equilibrio, nel senso che lavoriamo comunque nell'ambito musicale. Io
gestisco in Navir Music Studios, lavoro come produttore, come tecnico del suono e continuo a suonare in altre realtà parallele che mi consentono di portare avanti discorsi interessanti artisticamente o professionalmente. Così Trevor gestisce un ufficio stampa molto avviato e lavora anche lui a 360 gradi nel mondo della musica. Quindi diciamo che il gruppo è stato per noi un veicolo inizialmente per sviluppare delle esperienze, per acquisire un bagaglio di conoscenze non solo tecniche, perché purtroppo l'idea che il musicista sia solo quello che sa suonare bene uno strumento è un'utopia. Il musicista che lavora, quindi il musicista vero, non l'amatore o diciamo così, chi ha l'hobby di suonare uno strumento, il musicista è uno che deve anche pensare: io devo mangiare col mio lavoro, con la mia musica, quindi mi devo spaccare la testa in quattro per capire cosa mi porta da lavorare, chi appunto va a fare del liscio, chi è le cover band, chi fa più attività parallele, però poi fondamentalmente l'istanza è sempre quella di vivere attraverso la musica in vari modi, perché poi, ripeto, il limite grosso è quello di pensare di fare solo il chitarrista di un gruppo death metal. Il gruppo è un bagaglio di esperienze umane molto importante, però poi la personalità è quella che ti fa andare avanti. Io qui vedo che, insomma, abbiamo anche accennato in queste prime fasi di intervista che te come musicista hai diverse inquadrature, sia come musicista vero e proprio per i gruppi che porti avanti, Sadies, The Family, eccetera, come live session, live engineer, produttore, guest, perché sei comparso anche come guest in vari lavori. C'è un contesto tra questi in cui ti senti maggiormente a tuo agio rispetto ad altri? Guarda, cerco di sentirmi a mio agio in tutti i contesti. Settimana scorsa ero a Zurigo a fare il tecnico del suono a un gruppo dark gotico, un festival di musica elettronica, e mi sentivo assolutamente a mio agio perché ero nelle condizioni per lavorare, c'era un buon impianto, un buon mixer, ecco che ero a mio agio. Non sono a mio agio quando non sono nelle condizioni per lavorare al meglio delle possibilità, quindi se sono in un club che devo suonare e l'impianto, il PA non va bene, ci sono dei problemi tecnici, ci sono dei problemi di carattere gestionale con il proprietario del club e quant'altro. Diciamo che sono a mio agio quando lavoro con la musica e sono nelle condizioni per lavorare al massimo. Non sono a mio agio quando purtroppo per motivi indipendenti dalla mia volontà questo non può succedere. Ripeto, questo attiene poi più che altro all'etica professionale dell'individuo. Io sono una persona, mi reputo una persona da questo punto di vista molto devota al lavoro, sono cresciuto con questa mentalità e per me il lavoro è forse una delle cose più importanti della vita, quindi è molto importante per me riuscire a svolgere bene il mio lavoro, qualsiasi esso sia, sia che io sia dietro un mixer o che sia dietro una chitarra, non importa, io devo poterlo svolgere a meglio delle mie possibilità. Immagino quindi che tu ti sia trovato perfettamente a tuo agio nel registrare, produrti e mixare il lavoro autosolista, praticamente NASAPAD, di cui stiamo facendo l'intervista promozionale. L'album è rilasciato lo scorso 8 aprile dalla Nadir, ovviamente, strumental rock progressive, eccetera, eccetera. Come è nato l'idea di fare un album solista? Quali sono state le cose più facili e quelle più difficili nella realizzazione di questo album? Ma le cose più difficili è stato riuscire a incastrare gli impegni lavorativi, quindi lo studio, l'attività live, concertistica o comunque di songwriting con le band, soprattutto con i Sadist, con questo progetto che avevo in cantiere da tantissimo tempo. Alcuni brani hanno più di 15 anni, è un lavoro che è rimasto in una fase gestionale molto molto a lungo. Verso la fine, diciamo così, dell'anno scorso, cioè nell'anno precedente all'anno di pubblicazione dell'album stesso, ho trovato per puro caso un musicista che mi è piaciuto molto. Ho lavorato con una band di crossover delle mie parti di Genova, ho prodotto, si chiamano Zero Velvet, e mi sono trovato a lavorare col batterista di questa band, una persona molto molto creativa che mi ha stimolato molto a riprendere questo progetto in mano,
io appunto non volevo fare un album strumentale come fanno quasi tutti i chitarristi conosciuti nell'ambito metal, cioè rifanno praticamente il disco della loro band magari senza cantante. Mi sembrava una cosa poco interessante. Volevo fare una cosa che si discostasse dai Sadist in primis e magari dalla matrice tipicamente metal. Poi ci sono chiaramente reminiscenze hard rock e quant'altro, però era interessante per me fare qualcosa di diverso da quello che chiunque si sarebbe aspettato, anche correndo il rischio magari di non essere capito. So benissimo che non è un disco che farà breccia nel cuore dei metal kids più intransigenti o dei fan dei Sadist più intransigenti, ma ripeto, era un pochettino una sfida personale, una soddisfazione sul piano umano e professionale che mi andava di fare in quel momento, e ho cercato di portare avanti. Sicuramente. La cosa più facile e anche la più difficile è quella di essere obiettivi. Cioè, sembra paradossalmente facile lavorare da soli, essere i produttori artistici di se stessi, ma è molto difficile, perché alle volte fa comodo avere qualcuno che ti critica e ti dice no, guarda che stai facendo una stronzata, guarda che questa cosa qua non funziona. Così diciamo che rischi di non trovare mai la quadra, cioè rischi di non essere mai sicuro al 100%, ma sto facendo la cosa giusta, così funziona, come funziona. Alla fine comunque devi darti una scadenza. Questa è l'unica cosa che ho imparato nel mio lavoro: se non hai scadenze non arrivi mai a un dunque, e quindi darti una scadenza ti costringe a fare delle scelte e a prendere dei rischi. Magari una scelta l'hai azzeccata, l'altra no, però questo è il gioco della vita. Senti, sei soddisfatto del lavoro o c'è qualcosa che avresti voluto fare diversamente? No, sono soddisfatto, ti dico, non avevo scadenze, il disco l'abbiamo fatto uscire come Nadir per questo motivo, perché non avevo voglia di perdere tempo a cercare realtà discografiche che comunque in questo momento gioco forza, sono vincolate dalle dinamiche del mercato, che è quello che è, e era comunque una mia, tra virgolette, una mia necessità, non ero legato da nessun tipo di pressione esterna. Quando sapevo che il disco era pronto l'avrei fatto uscire insieme ai miei soci Nadir, e così è stato. Quindi sono soddisfatto dal punto di vista realizzativo e quant'altro, e chiaramente non ho aspettative, non ho mai avuto grandi aspettative su un responso commerciale o quant'altro, perché mi rendo conto che è un prodotto molto di nicchia. Come tale raccoglierà consensi entusiastici in una piccola nicchia di mercato e raccoglierà molto, come si dice, distacco dal pubblico, tra virgolette, un po' più normale, un po' più mainstream, perché è chiaramente un prodotto destinato a una piccola nicchia di mercato, e ripeto, non avere grandi utopie o grandi illusioni in questo senso mi mette in una posizione molto rilassata. Capisco. Senti, una curiosità, il titolo Nasapad, puoi dirci cosa significa? In realtà si pronuncia Nasapad e vuol dire Adonis. Cosa vuol dire? Scusa. No, ti dico, ho un po' giocato sul discorso delle traduzioni, perché è russo, ma ho deciso di scriverlo in latino invece che in cirillico, perché comunque non volevo restringermi a un mercato troppo stretto. Noi con i Sadist sul mercato dell'est europeo abbiamo un buon responso di critica e pubblico, quindi per me non sarebbe stato difficile pubblicare un disco solo sul mercato dell'est, però in realtà mi piaceva l'idea di rivolgermi a un pubblico più ampio possibile, e come tale il concept dell'album ruota intorno all'idea del viaggio, cioè il viaggio che non è solo il viaggio fisico. E io da questo punto di vista sono stato fortunato, che col mio lavoro di musicista ho potuto viaggiare e continuo a viaggiare, ma è anche un viaggio mentale, cioè il fatto che conoscerci ed aprirci a nuove culture, a popoli diversi dal nostro di origine, è, diciamo così, una delle aspettative dell'essere umano più importanti nella crescita personale dell'individuo. Come tale, la musica, che è il linguaggio universale in teoria, deve portarci a questo. Per me la musica è questo, cioè è il linguaggio universale, è quello che mette in comunicazione persone distanti
da un emisfero all'altro, e quello che ti mette in condizione di parlare con appunto un ragazzo in Armenia che ti dice: ho sentito il tuo disco, mi è piaciuto tantissimo, grazie. Questo per me è la cosa più emozionante che può succedermi, più che andare, che cavolo so, a fare un tour negli Stati Uniti, cosa che non mi interessa particolarmente. Quindi Nazapat appunto significa d'ovest, e il disco si apre col brano Vostok, che vuol dire est, ed è un percorso da est a ovest. Anche l'artwork dell'album, secondo me, è molto azzeccato, rappresenta appunto un ponte, cioè un ponte è una metafora, un qualcosa che unisce due sponde, però tu non sai da che punto di vista stai guardando il ponte, se lo stai guardando da nord, da sud, da est, da ovest, quindi unisce e basta. Questa è la metafora appunto per me della musica. Ci sarà un seguito a questo primo disco solista? Ma come questo è nato appunto nei ritagli di tempo, come vezzo personale, così se ci sarà un prossimo disco succederà, non ci saranno scadenze. Mi piacerebbe collaborare con altri musicisti, in questo caso ho collaborato con un solo musicista, un ottimo batterista, di cui ti parlavo prima, tra parentesi che si chiama Emiliano, forse non l'avevo citato, e mi piace l'idea di collaborare con altri musicisti di un background diverso dal mio. Io ho un background legato al rock, all'hard rock, ma amo tutta la musica e mi piace appunto l'idea di confrontarmi con altri musicisti. Con i Sadi spesso abbiamo collaborato con altri musicisti anche di background molto diversi, abbiamo lavorato con Claudio Simonetti, abbiamo lavorato con un percussionista di Genova molto bravo, Dado Sezzi, che ha lavorato anche lì con De André, e queste misture per me sono belle, sono quelle che poi animano la crescita artistica di una band, come di un musicista nel mio caso. Per il prossimo disco non ho ancora niente in cantiere, in questo momento sono concentrato su altri progetti, però nel momento in cui mi sentirò pronto o mi sembra di avere del materiale interessante da proporre, sicuramente ci penserò. Ascolta, ci sono state o ci saranno date di supporto a questo disco? Pensi di poterli suonare dal vivo questi brani? Allora, chiaramente in questo disco ho suonato praticamente tutti gli strumenti, e fisiologicamente non potrei riproporlo da solo, quindi dovrei comunque avvalermi di altri musicisti. Il problema fondamentale oggi come oggi, sappiamo tutti qual è la realtà concertistica in Italia, soprattutto nell'ambito di un mercato alternativo, a quale non è quello appunto ufficiale dei circuiti canonici. Ad esempio con Sadist volutamente in questo momento stiamo lavorando solo all'estero e non stiamo suonando in Italia, perché secondo me, secondo noi, in questo momento storico suonare metal in Italia non sta pagando, quindi da questo punto di vista, anche con il mio progetto, anche se non è un progetto metal, è comunque un progetto alternativo e di nicchia, non ho tanta voglia, sono sincero, di inseguire promoter locali, di inseguire club, non ho tempo, non ho voglia, e soprattutto per fortuna non ne ho bisogno, cioè non mi serve a niente artisticamente e professionalmente in questa fase. Se capitano proposte interessanti, certo, le valuto e volentierissimo. Di contro il lavoro tipico di cercare date attraverso agenzie esterne o promoter locali in questa fase non mi attira particolarmente, quindi non sto cercando niente perché non mi aspetto niente. Allora ascolta, adesso la domanda è questa: cosa consigli alla miriade di gruppi che in Italia si fondano, crescono, nascono, crescono, fanno dischi, anche tu insomma parecchi ne hai avuti dalle tue parti, e cosa devono fare per poter avere la possibilità, l'occasione per potersi mettere in mostra nella maniera giusta, secondo te, in Italia? Dico una cosa banale, però ne sono convinto: fare musica interessante, fare musica originale, non inseguire i soliti cliché stranieri che possono essere avere il suono di chitarra tipo Caio, tipo Tizio, o avere, diciamo così, il prodotto missato nello studio X perché ci ha lavorato il gruppo straniero Y. Queste cose non servono a niente, non stanno pagando i gruppi. I gruppi che stanno lavorando, che stanno uscendo dall'Italia, che sono usciti dall'Italia in passato, sono sempre stati gruppi che avevano una personalità spiccata.
Parlo al presente, l'ultimo caso The Strange, che sono una bravissima band, gruppi come Aura of Penance e quant'altro. Se questi gruppi stanno uscendo, come in passato sono usciti i Sadis, per esempio, dall'Italia ai tempi, perché erano l'unico gruppo death metal europeo che aveva le tastiere, che era stato uno dei primi gruppi a mettere influenze neoclassiche nel death metal, prima ancora che esplodessero poi gruppi, non so, symphonic, black metal, tipo Cradle of Filth e quant'altro. Questo nel nostro piccolo ci ha creato una personalità, un interesse intorno alla band e ci ha portato a suonare sempre fuori dall'Italia. E diciamo che non essere dietro un filone specifico, ma avere una forte personalità nel lungo tempo, a lungo termine paga. A breve termine certo è difficile, però basta vedere i gruppi che hanno successo, perché escono dei gruppi appena interessanti e subito hanno successo, perché probabilmente non ci sono così tanti gruppi interessanti. Mi spiace dirlo, ci sono tanti gruppi che suonano bene, che hanno dei dischi fatti bene, prodotti bene, poi li vedi dal vivo e vedi che manca qualcosa, che non hanno quel carisma che ti aspetteresti, o semplicemente non hanno personalità. Perché quando tu vai in una discoteca rock o alla fine di un concerto mettono dei pezzi rock, mettono sempre i Pantera, mettono sempre questi gruppi qua? Perché vedi, quei gruppi avevano una personalità che è rimasta. E questo lo senti dal primo colpo di cassa, dalla prima nota di chitarra. Questa cosa qua ai gruppi, soprattutto in Italia, a livello di attitudine manca. Cioè, io lo vedo con i ragazzi con cui lavoro in studio, soprattutto le nuove generazioni, si perdono dietro alle stronzate, perché poi secondo me sono queste le stronzate. Ah, avere quella testata perché quel chitarrista lì americano ha quella testata, allora io così ho il suo suono. Queste sono stronzate, il tuo suono ce l'hai nelle mani. O il tuo suono lo tiri fuori dalle tue mani, o se no non sarai mai un musicista, non avrai una tua personalità. Comprare una testata da 3.000 euro è facile, basta che qualcuno ti dà 3.000 euro. Il problema è poi tirare fuori il tuo suono da quella testata. Se sei bravo a farlo va bene, se come succede non sei capace a farlo perché pensi che quello sia il punto di arrivo, avere la testata del chitarrista tal dei tali e così avere il suo suono e così essere il suo clone, ci sarà sempre un altro che provi te e comunque tu non sarai mai te stesso, ma sarai il clone di qualcun altro, quindi sarai sempre una brutta coppia. Concordo pienamente. Funziona per i musicisti e funziona per i gruppi. Concordo pienamente. Senti, allora Tommy, l'intervista terminerebbe qui, ti do la possibilità di presentare il brano che andremo a passare alla fine, ossia Vostok, e magari se vuoi anche menzionare qualche tuo recapito internet per chi ne voglia sapere di più sulle tue attività. Allora, il mio sito internet personale è tommycalamanca.com. Il sito di Nadir Music è nadirmusic.net, dove comunque trovate informazioni legate a tutte le nostre attività a livello di produzioni e quant'altro. Per il resto il brano Vostok appunto è il brano di apertura del disco ed è forse il brano un pochettino più a livello orecchiabile, quello dove si può sentire la matrice progressiva anni 70 più forte. Spero che piaccia. Perfetto Tommy, noi ci salutiamo, speriamo di ritrovarci dal vivo quanto prima e ci salutiamo con la tua Vostok, ok? Grazie. A presto, salutiamo Tommy. Buona serata. Anche a te e ci andiamo ad ascoltare la sua Vostok tratta dall'album Nasapad, Tommy Talamanca.